Ciao, sono lo chef Mattia Perdomo e oggi prepariamo insieme le empanadas. Cominciamo. Ho deciso di portare le empanadas, che è un piatto tipico dell'Uruguay, dell'Argentina, di tutto il Sud America, e così vediamo oggi come lo facciamo. Partiamo adesso dall'impasto. Usiamo la farina 00, lo mettiamo a forma di corona, facciamo un buco nel centro e andiamo a mettere dello strutto. Si può anche utilizzare la margarina o l'olio, o l'impasto va cambiando da famiglia in famiglia, da ricetta in ricetta. Noi preferiamo sempre lo strutto perché è quello che ci dà molta più friabilità all'impasto e ci rende molto più croccante dopo al momento della frittura. Mettiamo un pizzico di sale. Non tanto, perché dopo il ripieno andremo a vedere che è bello saporito. Aggiungiamo anche dell'aceto bianco, che ci serve anche per dare flessibilità all'impasto, che è quello che nel momento che dobbiamo andare a chiudere abbiamo un po' di elasticità. E l'acqua, la mettiamo piano piano. Noi le mettiamo l'acqua tiepida, che ci serve un po' già per iniziare un po' la reazione degli amidi della farina, per amalgamarlo meglio. Continuiamo a impastare, cercando di fare un impasto omogeneo. Sembrerà un po' rigido, però ci servirà dopo nel riposo, quando andremo a riposare un po'. C'è una bella consistenza. Perfetto. Adesso andiamo a stendere l'impasto. Possiamo farlo col mattarello o con la macchina. Se non avete la macchina a casa, potete tranquillamente farlo con il mattarello. Vedete che è flessibile. Un pochino di farina, aiutiamo un po' la macchina estendendola un po'. Spessore dell'impasto 1,5 mm più o meno, che è quello che dopo ci servirà quando andremo a chiudere l'involucro, che sia più o meno di 3 mm nella parte, diciamo, dove si unisce l'impasto. Come vedete è flessibile, ok, però è rigida allo stesso momento per via dell'aceto che l'abbiamo messo, e andremo a coppare di 12 cm più o meno col copapasta. Questa parte qua la possiamo anche fare, come dicevo, in anticipo, e possiamo tenerlo in frigo coperto da pellicola intanto che andremo a fare il ripieno. Queste, diciamo, tapas de empanada la possiamo tenere nel frigo così, e andiamo avanti con il resto dell'impasto. Bene, adesso andiamo a fare il ripieno di carne, quello più classico e più tipico del Sud America. Per quello ci serve della cipolla, che andremo a tagliare a quadratini piccoli, così favoriamo un po' la cottura. Possiamo anche tagliarla a julienne, come preferiamo, però più piccolo è, più veloce cuoce. In cottura avremo un calo peso del 50% più o meno. Adesso andiamo a tagliare i peperoni anche, sempre la stessa forma che abbiamo tagliato la cipolla, a quadratini. E anche sul peperone avremo un calo peso. Cerchiamo di tagliare dalla stessa misura della cipolla. Bene, adesso andiamo alla cottura. Passiamo l'olio d'oliva. Dopo aggiungiamo, come sempre per la ricetta tradizionale, un po' di strutto. Facciamo sciogliere bene. Quando è caldo, si è sciolto bene lo strutto, prima mettiamo la cipolla e dopo andremo col peperone. I tempi sono leggermente diversi, per quello mettiamo prima, qualche minuto prima, la cipolla. Facciamo soffriggere bene. Andiamo con il peperone. Allora, questo adesso va a fuoco moderato e dovrebbe arrivare alla metà del suo volume. Lasciamo cuocere le cipolle e il peperone per una decina di minuti circa. Bene, sono passati 10-15 minuti, siamo arrivati a ridurre il volume di un 50% circa. Adesso andremo a mettere la carne trita a coltello, un po' grossolana. La cottura deve essere abbastanza veloce, così rimangono un po' all'interno dopo i succhi. Si finalizza all'interno della empanada quando andiamo a friggere. Condiamo col sale, origano. A noi ci piace col cumino, un po' di pepe.
I condimenti cambiano da paese a paese e dalle persone alle persone. Ci sono in Cile, per esempio, la fanno dolce con delle uvette, e dopo ci sono le empanadas salteña che sono piccante. Ognuno ha la sua versione e possono variare da regione a regione, da persona a persona. Ho spento il fuoco, così il ripieno rimane, diciamo, un po' indietro di cottura. Perfetto, e andiamo a finalizzare questo ripieno con dell'uovo sodo, delle olive tagliate grossolane. Bene, il ripieno è pronto. Adesso che il ripieno si è raffreddato un po', passiamo a fare le empanadas. Prendiamo le tapas empanada, mettiamo al centro il nostro ripieno. Perfetto, non lo riempiamo tanto, così abbiamo lo spazio per la chiusura. Prima cosa andiamo a chiudere bene il bordo, vedi? Ok, chiudiamo bene il bordo così il ripieno non esce. E facciamo la mezzaluna. Una volta che siamo qua, andiamo con la chiusura più classica, che è questa qua. Vedete, piano piano, si fa tutto il giro piano piano. Questa è la chiusura classica e tradizionale, però ti faccio vedere anche un altro metodo più casalinga e più facile con la forchetta. Siamo pronti per friggere le empanadas. La temperatura è giusta, siamo a 160 gradi. Con lo stesso impasto della frittura può andare anche molto bene per farle in forno se preferite. Facciamo dorare le empanadas per qualche minuto e le scoliamo su carta assorbente. Bene, ecco pronto le nostre empanadas. Adesso io le assaggio. Alla prossima ricetta. Que tú sabes que...